Buongiorno, eccoci qui in un nuovo video. Come ogni anno l'inverno lo passo soprattutto in montagna tra sci e qualche gitarella. E nonostante abbia registrato qualcosa, quest'anno non ho pubblicato alcun video. Immerso nel bianco. Spesso perché sempre di più mi faccio problemi sulla qualità di quello che voglio condividere su YouTube. Però mi sono reso conto che questo alla fine va a discapito del motivo per cui è nato questo canale, ovvero raccontare le mie avventure con il mio taglio personale, senza però troppi fronzoli e con leggerezza, che sia un viaggio in camper, in bici, a piedi o una curiosità da raccontare. Quindi ecco a voi un video molto leggero su due giornate che ho trascorso in montagna, molto diverse tra loro. Una è una camminata in un posto con vista ghiacciaio e l'altra una giornata di sci in solitaria. Per cui, buona visione. Buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Siamo a Monetiele Ben, o più o meno Monetiele Ben, nel comprensorio di Sir Chevalier. Abbiamo parcheggiato il camperino in questo parcheggio, guardate che posto, sul fiume. Io in realtà qua ci avevo già fatto una sosta qualche anno fa. Questo parcheggio è bellissimo ed è gratuito, però non ci si può dormire con il camper. Adesso da qua andiamo ad attraversare quel bel paesino da cui poi ci sarà una vista splendida sul passo dell'Autarè e del Galibier. Lì dietro è molto interessante perché c'è un'enorme, lunghissima pista di sci di fondo che per 20 km attraversa la valle. Noto subito qui all'ingresso delle corna di stambecco e di cervo. Guardate che bellezza. Lunghissima, questa sarà lunga almeno 1 metro. E poi volendo c'è anche il cannocchiale per avvistare eventualmente gli stambecchi degli animali lassù in cima. Rocce altissime, poco innevate nonostante sia metà febbraio. Classica chiesetta che c'è in tutti i paesi di montagna da queste parti del 1700 dedicata alla Madonna. Adesso dentro è completamente vuoto. Non c'è assolutamente niente. Lontano dal caos degli impianti sciistici del comprensorio di Sir Chevalier, c'è il borgo di Le Cassé, un piccolo agglomerato di case in pietra affacciato sulle montagne del ghiacciaio delle Cree. Il borgo è costruito attorno al campanile della chiesa e accarezzato dalle acque di un torrente. Un ambiente rustico che con un po' di immaginazione ci può riportare indietro nel tempo ad una vita di montagna che ormai non c'è più. Ecco tutta la mappa dei sentieri. Noi siamo qua a Le Cassé, vedete vicino alle Monetiele Ben. Qua c'è Briançon, di qua si sale per andare al Col de l'Autarè per poi scendere verso Grenoble. Angolino con libri gratuiti da leggere vicino alla vecchia fontana che probabilmente una volta era un lavatoio. Bellissimo. Guardate la particolarità di queste case arrotondate. 1839. Stranissime. Qua a destra si va verso il Col dell'Autarè e si torna sulla statale. E di qua invece si va verso il Parco Nazionale delle Crin. E da qua si vede tutto il ghiacciaio. Vediamo qua anche una vecchia meridiana che ci indica l'ora. 10, 11, meno 5. Ed eccoci all'ingresso del Parco Nazionale del Ghiacciaio delle Crin. Che spettacolo di posto! Adesso con questo potente mezzo andremo a vedere il ghiacciaio da vicino. Abbiamo sentieri di tutte le lunghezze, dal lago addirittura a Villard d'Arèn 6 ore. Volendo, infatti, c'è poi tutta una passeggiata che fa il giro attorno al parco al ghiacciaio. E questa che vediamo è appunto la pista di sci di fondo, che pensate che è lunga oltre 30 km, collega tutti i paesi, fa un giro d'anello ed è lunga oltre 30 km. Quindi, per gli appassionati di sci di fondo, decisamente attraente come posto. Never wanted any other life.
also said he's less than my three children. Cominciamo il nostro ritorno verso il camp perché si è fatta una certa. E io comincio ad avere fame in questo posto pazzesco, pazzesco, bellissimo. Posto bellissimo d'inverno, posto bellissimo d'estate. Se passate dal Col du Lautaret ve lo consiglio, vi consiglio di fermarvi perché è un posto stupendo, stupendo. Pista da Nordic Ski o sci di fondo, veramente molto trafficata, ma devo dire molto bella perché lunghissima. Adesso a piedi però bisogna poi passare di qua e puntare verso il campanile della chiesa. Guardate, queste sono le vecchie incanalazioni del mulino. Questo era un mulino, quindi l'acqua arrivava dal torrente, veniva incanalata qua dentro per poi entrare all'interno del mulino, dove probabilmente c'era le pale che giravano e macinavano. E se entravo qua si vede il mulino ristrutturato. Vedete, l'acqua arrivava da lì, si incanalava qua dentro e muoveva queste pale che probabilmente servivano per macinare il grano, chi lo sa. Eccola qua, vedete la macina che veniva mossa dalle pale che poi giravano ingranaggi e muovevano la macina. E adesso 2 minuti di pausa qui a prendere il sole di fronte alle montagne per poi andare a mangiare. I signori sono arrivati alla fine della passeggiata. Un gallo in cima a quel traliccio. Pedoni e bici. Eccoci tornati al camper da Vincent. Adesso ci facciamo un pranzetto veloce e poi torniamo verso casa. Bellissimo, ottima domenica mattina. Siamo arrivati al Mongineuro, ragazzi. Adesso la cosa più difficile è trovare parcheggio. C'è un sacco di neve, che bello. Bellissimo. Vi dirò che fa così caldo. Ok, facciamoci sto pezzettino a piedi. Raggiungiamo la seggiovia. Allora, situazione neve. È stata una settimana in cui ha nevicato tantissimo e da stasera fino a domani, cioè domenica sera, è previsto oltre 1 metro di neve. Non vedevo così tanta neve fresca e bella da anni, da prima della pandemia probabilmente. Allora oggi, nonostante sia da solo, ho impugnato la mia tavola e sono pronto a surfare. Ok, iniziamo dal nuovo via. Non so se vi ho ancora detto dove sono al Mongineuro, al confine tra Italia e Francia. Il torinese, cioè qua è già Francia. Bella, non vedevo questa situazione neve da tantissimo. Guardate, l'ultima volta che ho sciato questo lato era completamente pelato e stiamo parlando di un paio di settimane fa. Invece adesso c'è mezzo metro di neve abbondante. Qui sotto c'è l'area camper dove ogni tanto vengo. Area camper molto comoda per sciare. Primo perché si è proprio sulle piste, cioè addirittura si può tornare sciando. E poi con 15 euro si ha anche la corrente, quindi d'inverno è top. Tra l'altro c'è un camper lì, un camion, che è uguale a quello di Stepsover. Guardate qua che spettacolo, siamo ai piedi del monte Shaberton e se notate la neve, che è quella appena caduta, non è proprio bianchissima ma è marroncina. È la neve che arriva dal deserto, trasportata dallo scirocco dal deserto, viene solitamente denominata
neverosa, in realtà è marrone, ed è perché trattiene la sabbia del deserto. Questo è uno dei miei punti preferiti di questo posto. Fa ridere perché immerso in questa bellezza sto ascoltando nelle orecchie in sottofondo la puntata di Indagini su Donato Bilancia. Quindi questo contrasto mi fa molto ridere. Le previsioni dicevano che avrebbe nevicato già dal mattino, invece per ora fantastico. Io ho già fame. Il problema di questo comprensorio, che è piccolino ma è molto carino, è che le seggiovie sono lentissime. Sono vecchie e lente, cioè queste seggiovie qua sono le stesse che prendevo quando ero bambino. Un quarto d'ora ogni seggiovia. Speravo di venire qua oggi a fare un po' di fuoripista, però come vedete la neve fuoripista è durissima, anche qui dove si può fare fuoripista, perché probabilmente ieri si è sciolta dal caldo, stanotte si è ghiacciata, terribile. Saberton si sta coprendo con nevica. Mi sono fermato qua a mangiare, sono a Clavier. Guardate come in un attimo si è coperto tutto, è iniziato a nevicare abbastanza forte e fitto. La visibilità è scesa tantissimo, però bellissimo. Adesso mi fermo, mangio qua mezz'oretta. Guardate, da qua si vede benissimo Sestriere, che adesso nella parte più alta è ricoperto dalle nuvole. Bellissimo. Torniamo in Francia, a Ginevra. Piccola nota sia nostalgica che polemica. Questa è la pista nera di Clavier, che ormai da anni è chiusa. È diventata solo più un raccordo tra Clavier e Monginevro. È una cosa inconcepibile che non capisco proprio. Cioè uno paga lo ski pass pieno e non c'è un reale motivo per cui sia chiusa, perché la neve c'è, la pista è bella, quindi non c'è un reale motivo se non quello che mi viene di risparmiare. Cominciano a vedersi di niente. C'è più nessuno sulle piste. Ultima pista del giorno. La visibilità adesso è pessima. Andiamo a farci però quest'ultima pistina nera che oggi ancora non ho fatto. Mi copro perché ho freddo la faccia. Look into your eyes, you had me in your hand.
Ok, giornata sulla neve finita, giornata sullo snowboard finita e sono finito anch'io, sono proprio sfinito oggi. Spero che questo video in mezzo alla neve vi sia piaciuto, vi invito ad iscrivervi al canale per le prossime avventure. Adesso sta arrivando la primavera e quindi arriveranno grandi nuove avventure. Vi saluto prima di schiantarmi con la macchina e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!